Ciao e benvenuto in questo nuovo video, un tutorial veramente speciale perché per chi magari è nuovo e mi segue da poco, io principalmente pubblico video tutorial su Filmora e collaboro proprio con Filmora per la creazione di questi video. Ed è stato veramente incredibile perché ho avuto l'opportunità di provare Filmora 12, la nuova versione di questo programma di editing video, in anteprima. Per ora non posso fare un vero e proprio tutorial dove vi spiego come funzionano proprio tutti i vari parametri, esattamente magari spiegarvi quella funzione, perché molto semplicemente la maggior parte delle persone che guarderà questo video, ma in teoria tutte le persone, non ha neanche Filmora 12, quindi aspetterò qualche settimana prima che esca la versione definitiva e pubblica proprio per tutti. E per ora però tenevo a mostrarvi proprio tutte queste nuove funzioni, che sono tutte vere e proprie proprio novità del programma, che naturalmente in Filmora 11 non erano presenti. Allora, innanzitutto dovete sapere che in questa nuova versione ci saranno 5 spazi di lavoro differenti in base al video che dovete registrare e dopo editare su Filmora 11. Quindi, come potete vedere, c'è il classico spazio di Filmora con l'anteprima del video, la zona dove si importano i file, da dove si prendono gli effetti, la timeline, ma tutto si può modificare. Quindi in questa modalità ci sono anche le impostazioni del progetto, in questa modalità comunque viene cambiata la dimensione della timeline e dell'anteprima, si possono modificare tutti questi parametri. E tra l'altro, cosa veramente interessante, si può andare a praticamente prendere la parte dell'anteprima video, quindi quello che fate partire per visualizzare magari il vostro montaggio prima di esportarlo, lo potete cliccare, trascinare e è come se venisse letteralmente estrapolato, tirato fuori da Filmora e poi finisce naturalmente in una scheda diversa e potete anche lì modificarne la dimensione, ed è una cosa veramente molto molto interessante. C'è una nuova funzione molto interessante che mi è stata comunicata, che è quella dei preset per le shortcut, quindi ci dovrebbero essere delle scorciatoie di tastiera predefinite, i nuovi preset. Comunque per ora sappiate che la maggior parte delle funzioni, comunque molte funzioni, sono ancora in beta, quindi anch'io che le provo, comunque sì, alcune le vedo, altre no, altre non ci sono ancora, diciamo, quindi per ora non riesco a mostrarvi proprio tutto, ecco. Inoltre è stata migliorata in generale la navigazione, quindi il fatto che se cercate un determinato effetto, una transizione, ce ne sono veramente tante. Per esempio, diciamo che è stato migliorato il modo in cui vengono fuori tutte le varie parole chiave. C'è una nuova funzione veramente incredibile, l'ho vista in un'immagine, una spiegazione, ma per ora non riesco a individuarla nella beta di Filmora 12, che è quella di poter tramite un QR code avere tutti i propri progetti, credo letteralmente in un altro dispositivo, quindi è come se si potesse fare l'accesso automaticamente con il proprio account solo tramite un QR code. Vedrò poi in seguito quando comunque questa versione verrà ultimata. Altra funzione veramente molto molto interessante: ci sarà, diciamo, uno spazio di lavoro condiviso, quindi sarà possibile collaborare con altre persone, mostrare i propri progetti, le proprie timeline ad altre persone letteralmente in modo diretto con Filmora. E ragazzi, adesso vi mostro due funzioni veramente incredibili, cerco di mostrarvi in generale i vari funzionamenti, ma poi quando la versione verrà ultimata, quando verrà proprio pubblicata, farò un tutorial completo su tutto, ovvero la nuova funzione, le nuove varie funzioni dei keyframe e le maschere poligonali. Innanzitutto iniziamo con i keyframe. Per chi non lo sapesse, da Filmora 10 è possibile inserire dei keyframe e quindi creare dei movimenti, quindi io mi zoomo e mi zoomo verso l'esterno, comunque queste cose. Naturalmente era possibile anche ruotare la vostra clip, il vostro riquadro, ma adesso è possibile anche modificare la modalità di fusione, quindi magari si possono creare alcuni effetti particolari dove cambia il colore della clip. Ci sono alcuni effetti molto particolari che si possono creare, anche se per ora, anche questa cosa l'ho provata, ma non funziona benissimo, cioè alcune volte c'è qualche buggettino e praticamente non si crea la transizione, o magari già dal keyframe iniziale è nella posizione che avevo dato all'ultimo keyframe. E per ora sì, mi sa che questi sono i problemi comunque della versione beta di Filmora 12. Ma passiamo all'altra funzione, all'altra novità veramente incredibile. Passiamo quindi alle maschere poligonali. Prima di questo c'erano solamente maschere ad ellisse, rettangolari, creare forme molto molto semplici. Diciamo, finalmente poter avere questa funzione è molto molto comodo. Quindi voi banalmente proprio selezionate nella sezione maschere la maschera
poligonale e potete creare appunto il vostro poligono, anche se sicuramente sarebbe comodo in seguito poter creare magari delle curve. Quindi, come potete notare, io sono andato a ritagliare questo soggetto, però logicamente invece di andare a ritagliare punto per punto quella parte lì, non sarebbe male poter creare una curva, quindi dal segmento che si forma dal punto iniziale al punto finale poter creare sì una curva, naturalmente, come si può fare con tantissimi altri programmi. E questa funzione veramente permette di creare tantissimi effetti. Banalmente, guardate questa cosa, io provo a ritagliare un soggetto in modo abbastanza preciso comunque, e come potete vedere lo sfondo rimane completamente nero, quindi in questo caso sì, è trasparente. Metto sulla timeline, nel livello sottostante, la stessa clip dove il soggetto non è ritagliato e adesso lo sfondo si vede ancora. Ma se io vado a modificare la clip sovrastante, quella nel livello 2 in cui ho ritagliato il soggetto, se per esempio vado a modificare, non so, saturazione, opacità, adesso comunque sto nominando alcuni parametri in modo casuale, come potete vedere viene escluso completamente. Naturalmente uno può creare delle specie di transizioni, effetti magici, magari si può far sparire un soggetto, si può far glitchare un soggetto, veramente gli effetti che si possono creare sono tantissimi e sono felice che finalmente questa funzione sia presente anche su Filmora. Per il resto concludiamo con le ultime funzioni. C'è questa novità che si chiama AI, non lo so, comunque intelligenza artificiale, Smart Cutout, quindi il poter ritagliare un qualsiasi soggetto, cioè si intende proprio una persona, un aereo, un animale, con l'intelligenza artificiale. In una sezione di Filmora è possibile applicare questo effetto, si apre un nuovo pannello ed è possibile andare a regolare, andare a selezionare tutte le varie parti con questa specie di penna, poi praticamente si va ad attivare questo, diciamo, ritaglio e viene ritagliato automaticamente. Questo più che altro quando non c'è un green screen dietro la clip e logicamente non potete utilizzare l'effetto AI-Portrait che ritaglia solamente le sagome delle persone, ma magari, non so, c'è un animale, c'è un'automobile per dire, e potete utilizzare questo effetto, e devo dire anche questa cosa è molto molto utile. Altra funzione, novità che verrà aggiunta su Filmora 12, che per ora non ho provato, ma più che altro volevo provarla, ma anche questa non sono riuscito a trovarla, credo che sia a causa della beta. C'è questa novità dell'audio stretch, non so come si pronunci sinceramente, ma adesso in breve, praticamente quando andate a creare un montaggio, magari create anche un breve documentario per dire, e volete utilizzare una canzone di sottofondo, può capitare molto spesso che la canzone sia un po' troppo lunga, un po' troppo breve, e adesso cosa è possibile fare? Con l'intelligenza artificiale, diciamo che Filmora va a rimodellare, modifica questa traccia audio comunque, perché quello è, e fa in modo che copra tutte le vostre clip e tutto, diciamo, il vostro video montaggio. Naturalmente verranno aggiunti tanti nuovi effetti, transizioni, verranno aggiunte nuove canzoni di sottofondo per i video. Nella libreria di Filmora verranno aggiunte altre tipologie di titoli 3D e molto molto altro, ve lo posso assicurare. Detto questo, il video è finito qui, proprio questa specie di tutorial. Se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di iscrivervi al canale per ricevere tantissimi video su Filmora, ma proprio soprattutto sull'editing video, sfide, magari in futuro unboxing. Magari seguitemi su Instagram perché pubblico tanti contenuti interessanti. Vabbè, più o meno, sentite, seguitemi, è bello. E detto questo, ci possiamo anche vedere in un prossimo video.